un appuntamento importante, quello del prossimo 31 maggio, per tutti i cittadini della Campania chiamati appunto alle urne per decidere il prossimo presidente della regione. Quali sono le linee programmatiche della sua coalizione? Intanto l'appuntamento è di straordinaria importanza, come lei ha detto, perché si tratta di delineare dopo 5 anni di governo Caldoro una via d'uscita ai tanti problemi che la Campania ha. Il programma punta esattamente a dare risposte a grandi temi. Innanzitutto il tema dello sviluppo della Campania. Noi presenteremo una proposta, lo Sblocca Campania, che mette in moto la Campania su alcuni settori fondamentali che riguardano l'ambiente in maniera particolare, la manutenzione delle campagne e delle città, una iniziativa sui parchi che sono stati abbandonati nel corso degli anni, quindi ci muoveremo per dare risposte concrete. E affronteremo anche il tema della sanità, dei trasporti e soprattutto le vertenze che oggi sono aperte e vedono tanti lavoratori impegnati in situazioni difficili. Basta vedere la vicenda della Whirlpool e il tema che riguarda l'ENI e Finmeccanica in Campania. Ma soprattutto una risposta deve riguardare i giovani, su cui noi dobbiamo fare un'operazione di straordinario investimento.